Lisa? Ciao. Ciao. Un amichevole che vi ha dato un po' più di, ancora più consapevolezza di quanto sta costruendo, mi sembra, giorno dopo giorno, tassello dopo tassello, no? Sì, sicuramente oggi è stata tosta, sappiamo che la Spagna è una squadra molto forte ed è una delle, insomma, quelle che potrebbero arrivare al titolo europeo, quindi siamo felici di aver giocato contro di loro perché ci ha fatto capire a che punto siamo, ci ha fatto capire che possiamo migliorare ancora tanto e quindi ci, secondo me siamo nella strada giusta per continuare a crescere e arrivare pronto europeo. Oggi tra l'altro poi è coinciso con un giorno straordinario, il 1° luglio, amichevole, si chiude il ritiro e da oggi siete professionisti, fa effetto un po'. Sì, dobbiamo un attimo rendercene conto, oggi è una giornata veramente storica. E è un traguardo che noi abbiamo voluto tanto, abbiamo lottato, c'è da ringraziare tutte le calciatrici prima di noi che hanno lottato tanto sempre per raggiungere questo obiettivo che per noi oggi è veramente una giornata speciale, un traguardo importantissimo e oggi insomma per noi è un punto di partenza per continuare a crescere. Tu c'eri al mondiale, ci sarei a questo europeo, ti faccio una domanda un po' provocatoria, niente di clamoroso. Che effetto ti fa se io ti dico una parolina che è tipo Wembley? Beh, insomma, è una parolina un po' così, eh. Beh, diciamo che aiutare a sognare. No, sì, cioè, no, è importante, aiuta. Insomma, abbiamo visto anche i maschietti, insomma, che a Wembley ha provato anche fortuna, quindi che sia di buon auspicio. Noi lavoriamo, noi vogliamo arrivare all'europeo pronto, non vogliamo porci limiti, non dobbiamo sottovalutare nessuno, sappiamo la nostra identità, andiamo lì e vogliamo giocarcela con tutte e poi vedremo dove arriviamo. Con che consapevolezza arriva l'Italia agli europei? Ma penso che oggi sia stata una partita molto importante che ci ha dato molta consapevolezza, insomma affrontare la Spagna non è facile, quindi secondo me oggi c'è stata un'ottima partita, un'ottima risposta dalla squadra, quindi arriviamo lì con una buona consapevolezza, sappiamo che non sarà facile perché l'europeo insomma è molto molto tosto, però penso che siamo pronte. L'obiettivo invece qual è dell'Italia? L'obiettivo è andare più avanti possibile, non vogliamo porci limiti come ho detto prima, sappiamo che veramente tosto l'europeo, forse quasi peggio il mondiale perché insomma le squadre europee quando partecipano ai mondiali vanno sempre in fondo, quindi sappiamo quanto sarà dura, ma non ci poniamo limiti e cerchiamo di affrontarle tutte a viso aperto. È un gruppo importante questo? È un gruppo importante, penso che dal mondiale si sia formato un gruppo molto importante, siamo giovani, c'è tanto entusiasmo, abbiamo voglia di far vedere che stiamo crescendo, che anche il movimento italiano sta crescendo e quindi sì, siamo un gruppo forte che è stata un po' la nostra qualità in più quando del mondiale, però dobbiamo continuare a coltivarla perché non è finito, insomma, dobbiamo continuare a crescere. C'è il gruppo, c'è la forza, ma c'è anche tanta qualità. Oggi di fronte alla Spagna, che è una squadra che fa della qualità, uno dei suoi punti di forza, hanno fatto una gran partita. Sì, no, è una squadra veramente giovane, ma con tanta qualità, come dici tu, è vero. Siamo cresciute tanto e insomma lo dimostrano i risultati nazionali, perché poi anche i risultati con le Champions, con le squadre nostre di club, lo ha dimostrato e ora lo stiamo dimostrando anche con la nazionale. E secondo me c'è ancora tanto margine di crescita, vogliamo continuare a crescere e penso che siamo sulla strada giusta.